E ora la parola al deputato Molteni, prego. Grazie Presidente. Ministro, dal 2013 ad oggi sono sbarcati in Italia, anzi siete andati a prendere nelle acque territoriali libiche qualcosa come 600.000 presunti profughi potenziali clandestini, 170.000 nel 2014, 154.000 nel 2015, 181.000 l'anno scorso, 85.000 nel 2017, più 20% rispetto all'anno scorso, con una previsione a fine anno di circa 200.000 sbarchi. L'85% di chi parte dalle coste libiche attraverso il Mediterraneo centrale arriva in Italia. Quest'anno, Ministro, sono morti nel Mar Mediterraneo 2.000 persone. L'anno scorso ne sono morti 5.000, negli ultimi tre anni 15.000 persone hanno toccato il fondo del Mediterraneo. I numeri dicono tanto, probabilmente non dicono tutto, ma questi numeri sono la cartina al tornasole di una tragedia, Ministro. Sono la cartina al tornasole di una invasione di massa pianificata a tavolino che ha messo e sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Questo è il dato reale rispetto al quale bisogna partire. Siamo di fronte ad un esodo biblico che il governo e la maggioranza ha sempre negato e sempre minimizzato. 4,6 miliardi di euro, il costo dell'accoglienza nel 2017, 12 miliardi di euro, soldi dei cittadini italiani per l'accoglienza negli ultimi tre anni. Queste cifre le dico alla faccia di chi continua ancora a dire, ieri il presidente dell'INPS Boeri, che l'immigrazione è una ricchezza, che l'immigrazione è una risorsa, che gli immigrati pagano la pensione ai cittadini italiani. Balle, Ministro, la pensione ai cittadini italiani se la pagano gli italiani con i contributi che hanno versato. L'immigrazione non è una ricchezza, l'immigrazione non è una risorsa, l'immigrazione illegale è un costo per il welfare sociale ed è un costo in termini di sicurezza. La politica ha una grande responsabilità, che è quella di decidere, che è quella di decidere come spendere i soldi. E se noi oggi fossimo al governo, tutti questi quattrini li spenderemmo per i cittadini italiani bisognosi in povertà. Loro hanno realmente bisogno, loro soffrono la fame, Presidente e Ministro. Di fronte a questa tragedia c'è una duplice responsabilità e c'è una duplice complicità. Una complicità è una responsabilità nazionale, è una responsabilità, una complicità europea. La responsabilità nazionale, Ministro, deve prendere atto del fatto che il suo decreto, il piano Minniti sull'immigrazione, è fallito. Il record di sbarchi ne sono la conferma. I rimpatri non vengono fatti. Nel 2016, su 40 decreti di espulsione emessi dall'autorità giudiziaria, i rimpatri sono stati 5.000, un'inezia. L'Italia è diventata un centro attrattivo di immigrati. Avete trasformato il nostro Paese in un grande centro d'accoglienza. E, Ministro, andate ad approvare, scelta scellerata e folle, lo ius soli. La cittadinanza, Ministro, è una cosa seria, perché dà un diritto fondamentale, un diritto civile fondamentale, che è il diritto di votare. La cittadinanza non è uno strumento per integrare, la cittadinanza è il percorso conclusivo e l'approdo di un percorso di integrazione. La cittadinanza non si regala, la cittadinanza si chiede e si acquisisce dopo una seria integrazione. L'Europa non è la soluzione del problema. Ministro, l'Europa è il problema, questa Europa, la vostra Europa, che volete, che sostenete, che difendete la vostra, è il reale problema. È un'Europa che non difende i confini, che non difende le frontiere, che non difende gli interessi nazionali. Frontex è un baraccone che costa un sacco di soldi e che non difende i confini e le frontiere esterne. L'accordo di Dublino. L'accordo di Dublino è stato firmato nel 2012 dal ministro Alfano. Quante volte abbiamo sentito il ministro Alfano in quest'Aula dire finalmente abbiamo abbattuto il muro di Dublino. Non è mai stato abbattuto il muro di Dublino. E le ricollocazioni, 7.000 su 40.000, un fallimento perché avete sbagliato anche le regole di ingaggio. In Italia, al ministro, sbarcano 12.000 nigeriani.
4.000 dal Bangladesh e 4.000 dal Marocco. Questi, ministro, non scappano dalla guerra, non scappano dalle persecuzioni, questi sono migranti economici che vanno rimandati al loro paese. Andate in Europa, e presidente, vado a concludere, andate in Europa col cappello in mano. In Europa continuate a raccogliere briciole e sberle, non raccogliete nulla. La Francia chiude i confini, la Germania chiude i confini e sospende Schengen, Francia, Germania e Spagna non aprono i loro porti. La soluzione qual è, ministro? È una sola, è l'esercizio della sovranità nazionale. La sovranità nazionale si esercita, deve essere esercitata come? Difendendo i confini, chiudendo i porti, col blocco navale. Concluda, per favore, deputato. Chiudo veramente, ministro. Sì, chiuda. È inaccettabile, ministro, glielo dico da persona che ha iniziato a fare politica nella pubblica amministrazione sui territori, è inaccettabile scaricare un fenomeno sovranazionale e globale come il fenomeno dell'immigrazione sui territori e i sindaci. I sindaci fanno altro nella vita, non gestiscono l'incapacità di questo governo. Chiedete scusa ai cittadini Grazie. Italiani per come avete gestito il fenomeno fino ad oggi. Allora.